Oggi Manuel vi presenterà una serie bellissima e mi ha chiesto di farvi l'introduzione, ma adesso sarà lui ad illustrarvela. Io vado e arriva lui. Ci sono voluti ben 4 anni, dalla prima, che è questa qui, alla seconda wave delle minifigure Lego Disney. Come tutti i canali che si rispettino, anzi come il canale più nerd di YouTube, partiamo con le prime bustine della seconda serie facendovi vedere la prima. Questa è la prima, uscita 4 anni fa, e quindi doveva uscire dopo 6 mesi la seconda serie, ci sono voluti 4 anni. Eccola qui in tutto il suo splendore, guardate che belle, un piccolo ripassino. Questa era tutta la prima wave. Eccola qui, bellissime 18 figure, 18 minifigure della prima serie. Ma adesso abbiamo le prime 4 della seconda serie, sempre da 18. Non vedo l'ora, ragazzi, non sto nella pelle, le ho tastate per ora e adesso le andiamo ad aprire. Eccola qui, ragazzi, questa è la bustina dove c'è praticamente una rappresentanza delle minifigure presenti in questa wave. Sono 18, appunto, come dicevo prima, ed è la seconda serie. Eccolo qua. Dietro non è che ci sia un granché, c'è il codice, varie avvertenze, eccetera, eccetera. Adesso le andiamo ad aprire piano piano. Mia moglie le monterà e io ve le farò vedere in tutto il loro splendore. Ecco qua, ragazzi, andiamo ad aprire la prima bustina, vediamo chi abbiamo trovato. Andiamo ad aprire, tiriamo fuori. Oddio, già vedo 4 miliardi di mini pezzettini. Oddio, ma è lui, ragazzi, è lui, è zio Paverone. Allora, adesso mia moglie al volo monterà zio Paverone e lo andiamo a vedere. Ma quanto è bello, ragazzi, guardatelo con la sua moneta da 10 centesimi, il suo bastone, che però, amore, è il bastone di zio Paverone, lo dobbiamo mettere, eccolo, zio Paverone, il bastone, dovrebbe averlo giù, ok? Eccolo qua, vedete il ciuffetto dietro, le chiappette dietro, che carine. E tra l'altro sono morbide, sono in gomma morbida le chiappette, non so perché, sono veramente veramente carine. C'è anche un bastone e una moneta di riserva. Eccoli qua, questo è il primo. Adesso la leggenda con tutti i personaggi e che poi andremo a spuntare ve la faccio vedere dal secondo, perché per aprire la cosa mi si è strappato il foglietto. Quindi andiamo ad aprire la seconda bustina, cercando di non fare il danno che abbiamo fatto con la prima. No, questa l'abbiamo aperta bene, e andiamo a scoprire chi c'è in questa seconda. Ma sì, è lui, è Steamboat Willie, l'unico e il solo, 1928, e andiamo con Steamboat Willie. Ok, lo andiamo a montare come prima e ve lo facciamo vedere. Eccolo qui, ragazzi, Steamboat Willie appena montato, guardate che spettacolo. Poi è il primo topo in assoluto. Beh, ragazzi, hanno fatto una cavolata, adesso ve lo faccio vedere, perché questo è il secondo che mi si apre, il secondo che mi si strappa. Adesso quando apro quello vi faccio vedere perché è il secondo che mi si rompe e non mi riesce di aprirlo in maniera sana, umana, eccetera eccetera. Andiamo ad aprire la terza bustina, vediamo chi abbiamo trovato. Che spettacolo, zio Paverone e Steamboat Willie, due dei miei preferiti in assoluto. Adesso andiamo ad aprire questo e vediamo chi abbiamo trovato. Ma sì, abbiamo trovato l'altro che volevo, abbiamo trovato Ade. Eccolo qua, ragazzi, Ade. Adesso lo montiamo, ma prima vi volevo far vedere che questo è il fogliettino della leggenda. Guardate, hanno messo praticamente lo scotch a chiuderlo, che non so perché. E quindi praticamente quando vai a togliere questo scotch si strappa la carta, anche perché questo fogliettino l'hanno fatto ancora più leggero. Adesso vediamo se in maniera delicata con le forbici riesco ad aprirlo. E poi vi faccio vedere. Ha demontato e finalmente la leggenda. Eccolo qui, ragazzi, ma i tre più belli secondo me ho trovato. I tre più belli. Intanto voglio ringraziare Veronica, che non credo che guarderà mai il mio video, perché non tutti i miei colleghi guardano i miei video. Però se Veronica dovesse guardare questo video, o qualcuno guardasse questo video, lo dicesse a Veronica. Grazie Veronica, perché è lei che mi ha trovato questi qui. Vediamo poi se ha azzeccato. Lei mi ha detto anche chi era questa qui, se ha azzeccato anche la quarta. Questi erano veramente tre tra i miei preferiti. Ade è bellissimo, guardate i ciuffi di Ade, che sono praticamente delle fiamme blu trasparenti, bellissimi. E poi, ragazzi, finalmente sono riuscito ad aprirne uno con senza romperlo. Quindi questa è tutta la seconda wave completa. Guardate che belli, secondo me è più bella della prima serie, la seconda. Belli. E beh, adesso a lei piace più la prima, te pareva. E adesso andiamo a spuntare, eccolo qua, spuntiamo Steamboat Willie.
spuntiamo Ade e spuntiamo Zio Paperone. Adesso andiamo a vedere l'ultima bustina e vediamo chi abbiamo trovato di questa prima serie, di questa seconda serie, ma questa prima puntata della seconda, insomma avete capito, no? Sì, è puntata seconda serie. Ok ragazzi, l'ultima bustina per oggi, andiamola ad aprire, vediamo se Veronica ci ha azzeccato, e in questa bustina c'è, sì, ci ha azzeccato perché ho visto l'inconfondibile mantello. Se scendessero i pezzi sarebbe bellissimo. L'inconfondibile mantello. Oddio, non so perché, ma è nella bustina. Anna è l'unica nella bustina. Non lo so, c'ha il mantello. Anna è l'unica che ha i pezzi nella bustina. La bustina è vuota, montiamo Anna e siamo subito da voi. Ed eccola qui ragazzi, Anna con la lingua di fuori, perché sembra ci abbia la lingua di fuori col mantello messo così, sembra una lingua, va bene, sono così. Eccola qui, c'ha i ciuffi in gomma Anna, veramente veramente molto molto carina anche Anna. Quindi abbiamo trovato nella prima apertura Anna, Ade, Steamboat Willie e Zio Paperone. Devo dire, quattro bellissimi pezzi per cominciare. Andiamo a spuntare anche Anna qui nella leggenda, eccolo qua. Perfetto, l'abbiamo spuntata sul nostro foglietto e adesso siamo pronti per andarle a cercare tutte, perché sono 18, ne abbiamo trovate 4, e quindi se la matematica non è un'opinione ce ne mancano ancora 14. La strada è lunga, ma ce la faremo. Allora, è bellissima secondo me la scelta di fare Topolino e Mini Steamboat Willie in bianco e nero, che sono una chicca di questa wave. Vi volevo far vedere che Anna ha la doppia faccia, quindi potete metterla praticamente con la faccia normale e con la faccia con l'occhiolino, e i capelli sono in gomma ovviamente, perché per farli meglio non potevano farli tutti in plastica, ma sono tutti in gomma. Io la sto mettendo al contrario, ce la posso fare. Eccola qua ragazzi, eccola qui Anna con le sue stupende trecce. Ade ha due fulmini in mano e l'unico sta molto bene, poverina. L'unico che, vabbè, insomma è un po' così alla Pippi calze lunghe, vabbè, poi la risistemiamo. L'unico che aveva degli accessori in più di questi quattro che ho trovato, appunto, è Zio Paperone, che ha un bastone e una moneta in più. Spero appunto di trovare anche le altre, ve le faccio vedere dietro, anche dietro sono curate molto, Anna ha la lingua, Zio Paperone ha la gomma, e guardate anche proprio i tentacoli di Ade, che sono veramente veramente fatte bene. Belli 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 tentacoli finali del fumo del satanici di Ade, sono veramente veramente fatte bene. Ma anche la lanterna di Anna devo dire che è veramente curata e fatta bene. Insomma, queste minifigure ragazzi non ve le devo presentare io, non ve le devo far scoprire io, sono dei piccoli gioielli. Ok ragazzi, adesso ve le faccio rivedere al volo tutte quante messe davanti alla prima serie, eccole qua. E quindi abbiamo Anna, Ade, Steamboat Willie e Zio Paperone. Ditemi voi ragazzi se l'avete cominciata, se la farete, se la state facendo, se l'avete già trovate tutte, a che punto siete. Confrontiamoci su questa ricerca spasmodica di queste stupende minifigure Lego della seconda serie. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbia... dietro ragazzi non vi ho fatto vedere una cosa, dietro al foglietto illustrativo, uguale per tutti i foglietti, ci sono le istruzioni per montare probabilmente quelli che ritengono siano quelli un pochino più complicati o magari che hanno qualche particolarità, quindi comunque avete anche un piccolo aiuto qui dietro per montare. Ecco, per esempio c'è qua che secondo me saranno difficilissimi da trovare, giusto gli accessori ci potranno far capire qual è qui, qual è qua e qual è qua. Parabonzi, bonzi, questa è la formula segreta ragazzi. Quindi questa era la leggenda che abbiamo spuntato, queste sono le figure. Se questo video vi fosse piaciuto, beh ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, a cliccare sulla campanellina se non foste iscritti, e quindi iscrivervi, cliccare sulla campanellina in modo da non perdere nessun video di quelli che arriveranno, perché ragazzi, se avete scoperto questo fantastico canale con questo video e siete dei collezionisti e siete dei nerd, beh ragazzi, questo è il canale giusto per voi. Nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Vi ricordo che alla fine delle schermate finali trovate tutti i nuovi riferimenti per unirvi al grande gruppo di 8-bit. Perché? Perché seguitemi su Twitch ragazzi, trovate il riferimento appunto nella schermata finale, perché ho intenzione di fare un sacco di cose fighe e un po' stravaganti su Twitch, ma mi servono almeno 50 follower per poter appunto accedere a un livello superiore e poter fare determinate cose. Se poi avete Amazon Prime, addirittura potete iscrivervi al canale gratuitamente senza pagare un euro. Vi ricordo che ho appena aperto il sito
8bit.eu con tutti i riferimenti del canale e tutti i riferimenti dei social di questo canale. Vi ricordo l'ultima cosa, l'Empire di Sheldon è un gruppo open su Facebook dove comprare, vendere e scambiare tutto ciò che è nerd. È gratis, vi iscrivete e potete appunto trovare, vendere e scambiare tutto ciò che vi fa battere il cuore. Ok ragazzi, questa era la prima wave, sono carico, sono pronto per cercarle tutte, ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.